Che parte? Che romba la Lamborghini o no? No. No, sono rovinato l'entrata. Eccoci. Faccio così, cado, cado per la strada, parla piano, piano, questa notte dormo sul divano, altro che pensare a te, tanto qui resta la musica, resto scompare. Girarsi. Musica, resto scompare. Musica, resto scompare. Musica, resto scompare. E anche se non mi hai detto mai quanto questa sei bella, bella. Buonasera. Federico Fusca, main chef, alla mia destra. Alla buonasera. Mia sinistra il lavapiatti di lusso Stefano Agnoloni. Buonasera a tutti. Lavapiatti con la sottoscritta Francesca Romeo. Direttamente in Corvée, in cucina. In Corvée, in cucina per questi spaghetti Milano by night. Milano di notte. E allora come noi? C'è da leggere gli ingredienti, no? Leggiamo la lista degli ingredienti e poi partiamo subito. Perché vi dico, cara la mia regia, c'è da sbucciare anche le cipolle. Quindi lista degli ingredienti pronti tutti, e pronti con la musica. 100 grammi di spaghetti, ovviamente per una porzione abbondante. Queste sono ovviamente le dosi. 50 grammi di riso carnaroli, una busta di zafferano, mezzo scalogno cipolla, brodo vegetale QB, burro e parmigiano reggiano. Sì, io vai. Comincerei subito. Prima prego. Cosa fondamentale, abbiamo da fare il riso. Perché questa ricetta praticamente... Il becchime per noi due. Grazie. È una sorta di rivisitazione, come ho detto prima, fra il riso e lo spaghetto. Quindi intanto io sbuccio lo scalogno, anziché la cipolla. Cosa fai? Sbuccio la cipolla. Con? Lo scalogno. Con le mani. Ah. Quindi... bisogna vedere se... se la... bisogna se la chiamano. Vabbè, te intanto inizia. Io intanto taglio. Ma lo scalogno fa piangere come la cipolla? No, è molto più delicato. È molto più delicato. Allora. Non l'hanno chiappato. No, allora, intanto no. Facciamo il fondino per il nostro risotto. Che vado a fare. Dov'è il mio cappello? Sento addosso giù. Vai Fusca, noi andiamo a tempo. Con le mani. Con le mani tu puoi dire di sì. Ma senti che profumino che abbiamo in cucina oggi. Fa provare nuove sensazioni. Lo scalogno invece della cipolla? Perché è un po' più delicata, quindi voglio fare un risotto un po' delicato. Intanto mi levo la mitica tuba di zucchero che noi si tira fuori all'occorrenza. Certo. Andiamo a fare soffriggere lo scalogno, dopodiché andiamo a tostarci il riso. Facciamo una sorta di risotto allo zafferano, dopodiché quando poi è cotto lo andremo a frullare e la salsa la utilizzeremo per cioè, i nostri spaghetti. Cioè praticamente mi fai un doppio carboidrato. Bravissima, stasera si ingrassa ragazzi, quindi preparatevi, facciamo il riso in questo modo qua, lo andiamo a salare anche un pochino. Tieni. Grazie. Lo andiamo a salare come andremo a salare anche l'acqua dove andrò a cuocere gli spaghetti. E siccome più o meno i tempi di cottura sono i soliti, Francesca butta gli spaghetti, in questo caso butta la pasta. In maniera, Francesca butta la pasta. Ecco. Prego, ecco, in questo modo qua. Allora, il risotto è tostato, in questo momento andiamo a metterci il brodo. Brodo come vegetale? Brodo vegetale. Fatto prima con sedano, carota e cipolla e un pomodoro, quindi prendete nota. Brodo va fatto bollire 40 minuti, non di più, sennò diventa torbo e non è mangiabile, anzi è bruttissimo, torbo.
Turbo. Andiamo a fare questo risotto allo zafferano in questo modo qua. Dopo averci messo il brodo, andiamo a metterci lo zafferano. Che le dà quel colore splendido. Omicidiale. E anzi, guarda, ne voglio mettere due perché lo voglio ancora più giallo e più potente. Proprio, ecco perché Milano by night. Allora, Milano by night perché fa luce. Perché fondamentalmente il la risotto notte alla milanese c'è lo zafferano. Brava. E la notte, il piatto indicato della notte è lo spaghetto aglio olio peperoncino, giusto? Quindi ma poi state No, ti perdi. Una volta stavo sveglio anch'io, dormo anch'io. L'unico che volete sono io. Una volta stavo sveglio, una volta dormo anch'io. Poi mi sono ricordato che avevo una figlia e quindi non dormo più. Beh, insomma, l'unico allora, viver sono io, mi sa. Sì, qui, mi sa. Allora, in questo caso lo sto andando a bagnare, ok? La linguina intanto sta cuocendo e nel frattempo, allora, facciamo una cosa. Quando il brodo vedete che va giù, lo allunghiamo un po', alzate un rumaiolino. Io nel frattempo vado a fare un'altra cosa, che è il pane croccante. Il pane croccante praticamente l'ho già tostato prima con un po' di formaggio e un po' di peperoncino. Buonissimo. E lo vado... Molto piccante, sì. E lo vado praticamente a schiacciare. Bene, quindi tutto il resto marcia. Anzi, facciamo una cosa. Facciamo così, lo facciamo a coltello. Sembra di essere al cinema noi stasera, eh? Perché deve comunque risultare lo spaghetto aglio olio e peperoncino, quindi deve dare la nota piccante, ma ci deve essere anche la cremosità del risotto alla milanese. Senti, come hai fatto a fare questi crouton? Allora, questi crostini li ho fatti a cubettino, ho preso del pane raffermo, quindi se avete il pane raffermo non lo buttate via e lo utilizzate per fare questa ricetta. Praticamente l'ho fatta a cubi, l'ho messo in una teglia con un po' di sale, olio, pepe e peperoncino. Ma e dai, l'ho fatto tostare in forno, molto semplicemente, in questo modo qua, per circa 4-5 minuti a 180 gradi. Io nel frattempo bagno il riso in questo modo qua, la linguina intanto sta cuocendo. Verrà un piatto veramente squisito, ve lo dico, quindi preparatevi. Preparate i cucchiai, le forchette, quello che più vi piace. Quindi per la cottura, grosso modo, per il riso, per 15 minuti. Per la ci vuole sui 13-14 minuti. Mm-hmm. Praticamente lo stesso della linguina, più o meno. Perché qui verrebbe da utilizzarli tutti, il cucchiaio e la forchetta. Infatti portate tutto, almeno quello che più è vi piace. È vero sì che poi verrà frullato, hai detto? Sì, verrà frullato, quindi sarà più o meno... andrà crema. Una crema, sì. Praticamente io finito il risotto poi lo andrò a mantecare classicamente con burro e parmigiano. Dopo averlo mantecato per bene lo andrò a frullare col mini pime facendo una crema e sarà la nostra salsa per la linguina. Praticamente la linguina saltata nella crema del riso. E stasera farò uno strappo alla regola, siccome deve essere un piatto veramente appetitoso, mi sacrifico con il formaggio. Però Stefano, il parmigiano. Davvero? Il parmigiano. Provo. Lo potresti mangiare il parmigiano? No, il formaggio secondo le mantecature come vengono fatte riesco a... Non sono allergico, è proprio un discorso di palato. Ok. Come? È proprio un discorso di palato. Il pane volendo lo potete aromatizzare anche in qualsiasi altro modo, anche con un po' di cipolla, con un po' di scalogno. Io in questo caso ho fatto con una paniure, rosmarino. Un po' di rosmarino. Io in questo caso ho fatto una paniure molto, molto semplice per dargli comunque la croccantezza al piatto, ma soprattutto per dargli la nota piccante. Sì, poi è divertente l'idea di abbinarla così. Sì, ok? In questo modo qua vado a fare una paniure molto, molto fine. Comunque stasera c'è poca musica, sono sincero. Nella norma ce n'è di più. Allora, vado? Perché voi sapete... Tuba, dubbi chi può. Accendi un diavolo in me, forse c'è un diavolo in me. Saluta i tuoi e bacia i miei. Che sensazione. Spengo cicche, tu accendi me. Come si viaggia qui ai Fornelli con Federico Fusca? Sono cose piccanti. Molto anni 70, siamo stasera. Everdeen, il diavolo in me. Accendi un diavolo in me. Perché c'è un diavolo in me.
Bello, paura, eh? Aiuto! Ovazione da stadio proprio, ormai siamo lanciatissimi. Bravo Stefano, bravo, giralo, giralo. Perché qui bisogna girarlo, ma penso ci voglia anche un altro. Sì, sì, ancora ci vuole il romaiolino. Accendi. Voilà. Alla Pagnol ci siamo quasi. Guarda, eh, come ci va a dire Maiolo, ragazzi. Che giro che gli sto bravissimo dando. Stefano. Hanno avuto un successo sti crostini, spero non ti servano non più. Non ce n'è più. Allora, ecco, praticamente in questo ora, più o meno quando ritira questo brodo qua, dovrebbe, dal riso dovrebbe essere pronto. No. Ok. Ok, ci siamo abbondantemente con i tempi. Facciamo, intanto ritiriamo questa paniola e si mette qua dentro. Bene. In questo modo qua. Ma praticamente questa sarà la base o la metti sopra? Questa la metto sopra per dare croccantezza, ok? Okay. Praticamente la linguina quando è pronta, intanto diamoci la tuba. Hai controllato a che ora? Hai sì, messo? Sì, sto controllando. Questa è la linguina, proprio. La linguina, se vuoi questa, Franci, per sentire. No, ci sono arrivata. Bravissima, con le mani. Con le mani sbucci le cipolle. Con le mani sbucci le cipolle. È al dente? Ancora al dente, penso. Io penso sia... Sì, ma... Due minutini. Quindi, preciso con il riso. Il riso... Allora, oggi, in barba a Mercurio retrogrado. Cioè? Ha detto la linea, Mercurio retrogrado, comunque c'è un sacco di ritardi e tutto, invece oggi no, niente. No, oggi niente ritardi. Allora, intanto voglio fare una cosa, perché poi, per impiattare, io, ovviamente ho bisogno di un po' di spazio. Eh? Posso appoggiare qua? Sì. Guarda, mi ci vuole un po' di spazio po' per impiattare. Va bene. Io che devo fare? Allora, in questo momento, allora, questo sistemalo laggiù. Che vuol dire? Il burro, vi dico anche un'altra chicca. Il risotto. Che vorrà dire? Cosa? Sistemalo laggiù. Sistemalo lì, perché questo sarà l'ingrediente per guarnire il piatto. Così? Sì, in questo modo qua. Alla mercé di tutti? Perfetto. Il a burro. Pioggia? Il burro, se lo mettete a mantecare ghiaccio nel risotto, vedete? Eh no, fa uno shock termico. Fa uno shock termico e quindi farà più crema. Poi ovviamente ci sono anche ci sarebbero altre cose da dire per fare il risotto perfetto, ma ora non ve lo voglio dire, sennò vi fa il corso di risotti. Ma poi ci abbiamo qui fino a qualcuno stagione. Qualcuno mi ha detto che... anche addirittura appunto dal freezer, tolto da... può sì, essere? Sì, congelato. Congelato, perché la reazione con il risotto caldo fa sì che venga proprio una crema... più esplosiva. Consistente. Sì. Buoni. Qui ci siamo quasi, eh. Sì. Allora, i pronostici ci sono tutti. La preparazione dei crouton? La preparazione dei crouton, allora, praticamente, intanto prendo un attimino un secondo, scusate. Tra l'altro voglio sento dire. Sento il risotto a che punto è. Non mi sono piaciuto per niente. Il riso ci siamo comunque. Oh, mi rispondi a questa preparazione dei crouton? Cubettino tagliato fine, in forno, sale, olio e pepe e peperoncino, pane tutto insieme. Pane raffermo. Filo d'olio. Sale, pepe e peperoncino. Oggi mi parla senza soggetto, senza complemento oggetto, qualche volta anche senza predicato. È vero. Cioè, veramente vero. Di libera interpretazione. È vero. Ma perché a casa ci capiscano lo stesso, è una lingua ma universale. Ma l'importante è che ci siano gli ingredienti, almeno certo. Quelli. Certo. Allora, lo lascio abbastanza liquido. Vedo una puntata un pochino di preparazione ricetta, vagamente schizzo. Allora, lascio il risotto abbastanza morbido, ok? Vado a fare, scusami Franci, prendo una cosa. Scolare però, eh. Aspetta un attimo, ancora no. Ci andiamo a mettere il burro, guarda, il formaggio. Guarda, no, vai, questa ce la fai. Ora, quanto ne metti? Così. No, via, ora non esagerare. Ora, no, deve essere una cosa, deve essere buona così, cioè, deve mantecare. Ora, questo non mantecherà tanto perché comunque è abbastanza liquido. Io lo vado a frullare in questo momento. In questo modo qua. La linguina, al tempo che io frullo questo, ed è pronta. Quindi proprio un minuto. Vado a fare questa cosa qua. In col questo fischio, modo qua. Eh? Col fischietto. Ok. E vado a prendere il mini pimer. Come? Non mi viene più. Vado a frullare in questo modo qua. Cioè, guardate che crema atomica è venuta. È piaciuto col fischio? Passa a dire. Ci riprovo? Provaci. Aspetta, eh.
Wow, ecco, speriamo che sia. Allora, vado a metterci un altro pochino di Vedrai che qualche cosa prima o poi ti riuscirà. Proviamo a fischiettare. La 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 la. Io faccio il principe. Allora, non stiamo bene oggi. Mettiamoci un altro pochino di brodo come ho messo e lo vado a rifrullare ancora un altro po'. Guarda che quando è pronto dobbiamo ballare Funky Gallo. Funky Gallo, ragazzi, mi monto sul tavolo, io ve lo dico. Tenetela calda, non ora. No. Perché quando è impiattato, l'abbiamo assaggiato, si fa la coreografia finale del Funky Gallo, che sarebbe lui. Te sei Funky Gallo, lo certo, sai, io sì. Allora, vado a fare questa cosa qui. Per la crema. Ci vuole un pochino di tempo. Franci, me lo puoi buttare un pochino qui dentro la crema? La crema te la devo... Sì, mettilo un po' qua. Qui piano sopra, piano, no? Sì. Basta. Perché tanto... solamente il liquido o la parte sopra? No, no, la parte ovviamente morbida, quindi del liquido. Un po' più grande, colino. C'è? Se sì. C'è si prende volentieri. Guarda. Perfetto, guarda com'è. Le colonne no. Andiamo, prego. Vai. Basta. Vai. Ok. Poi quello che avanza si butta qua dentro. Certo. Non si butta via niente. Certo, nella cucina con la remoscia. Certo, perché qui in cucina abbiamo Stefano Agnoloni e qui c'è certo. Allora, ok, perfetto, basta così, Franci. Questo si può anche togliere. Bene, vado io, non ti preoccupare. Ok, e vado a fare... E vado a prendere la... La pasta? Dove è andata a finire la pinza, eccola qui. Vado a prendere la pasta. Ti aiuto io, vieni. Te intanto cosa, ti aiuto io. No, lo devo mettere qui, Franci. Ah, guarda, va bene. Guarda. Perfetto, metto questo modo. Per farti ottimizzare il tutto. Intanto, regia, preparami il Funky Gallo. Prepara. Qui ci fa altro che dire chicchiricchi questa ricetta. Chicchiricchi! Cioè, guardate che cremosità. Sembra sia... No, dopo, dall'inizio. Dobbiamo fare tutta la... Carbonara. Dall'inizio. Ma guarda che fate il rewind, proprio quando dice il mondo è ammalato. Ok? Ci siamo, eh? Ci siamo, io ora vado a impiattare. Eccoci. Levo anche questa. Grazie, Franci. Franci, prepara il telefono che c'è da fare foto social. Ecco, bene, bella domanda. Chi è sparito? Mi è sparito il telefono. Cioè, guardate che cremosità. Scusi, mi va a prendere il mio telefono laggiù? Grazie, se no non posso immortalare la creatura. Allora, ci siamo. Cioè, guardate... La cremosità e la in questo modo qua di questo piatto. Dopodiché vado? Sì, sopra. Non tantissimo. Guarda, sono stata brava. Ancora un altro pochino. Va bene così? Eccolo il cellulare. Perfetto. Aspetta, ti voglio fare un'altra, come dire, finezza. Finesse. Ecco, proprio finesse. Sì. Guarda. Allora, questo qui è praticamente lo spaghetto aglio, olio e peperoncino con il risotto alla milanese, quindi la Milano di notte. Due primi in un solo piatto. Pensate un po'. Quanto si potrà godere con questo carboidrato complesso? Uno. Due. E tre. Tre, benissimo. E voilà, forchette alla mano. Se può magnà. Regia, inizia a presentare Funky Gallo. Edizione straordinaria. Tanto. Extra straordinaria. Venga a me. Il mondo è ammalato. Parecchio. Oh, sveglia, il mondo è ammalato. Federico, ma per colpa di chi? Com'è? Mi piace. Regì, alzate un po'. Volume a palla. Volume alto. Francesca Romeo. Vediamo lunedì, stesso posto, stessa rete, stessa ora, stessa conduttrice. Buon weekend, ciao. Buon weekend. Ciao a tutti.
Grazie.